Evviva Santa Chiara, che protegge anche noi della televisione! Ma certo, una grandissima santa, delle parti mie, tra l'altro, ad Assisi. È vero! Sì, e allora, oggi, dato che parliamo di grandi... Ah! Io... Sono Roberta, la cosa succede? La tempesta, che succede? Ah sì, è una cosa terribile, stanno tirando le pietre, stanno uccidendo a pietrate Stefano. Chi? Sì, Stefano, il diacono Stefano, lo stanno uccidendo a pietrate perché ha detto che Gesù è Dio e non vogliono, quindi lo stanno ammazzando. Oh, mamma mia! Ma non vogliamo parlare di Stefano oggi. Ah, no? Eh no, parliamo di un ragazzetto che mentre i grandi tiravano le pietre a Stefano, per essere liberi per tirargli queste pietre, insomma, dovevano togliersi i mantelli perché avevano questi mantelloni. E allora si erano tolti i mantelli, ma per paura che qualcuno glieli rubasse c'era bisogno di qualcuno che facesse la guardia a questi mantelli. E sai chi era? Chi era? Chi era? Chi era? Un ragazzetto che si chiamava Saulo. Saulo? Saulo con la L di Livorno. Quindi non era un dinosauro? No, non era un dinosauro. Ma era, adesso mi fa la, mi scioglie la lingua anche a me. Si chiamava Saulo ed era un tipetto niente male. C'era uno che non aveva l'età per tirar le pietre a Stefano, ma tanto per partecipare ha detto: vi tengo io i mantelli perché così almeno voi siete più liberi. Capito che caratterino? Oh, un bel caratterino. Sì, ma noi non lo conosciamo per Saulo, noi lo conosciamo per San Paolo. Oh. E com'è che non si chiama più Saulo, ma si chiama Paolo? Ha cambiato nome all'anagrafe? No, meglio ancora, gliel'ha cambiato Gesù. Oh. Cioè, è accaduto questo, che era arrabbiatissimo con i cristiani. E questo si è capito dalla lapidazione. E allora si mette in viaggio insieme ad altri arrabbiati come lui con delle lettere per andare in giro ad ammazzare i cristiani dovunque li avesse trovati. Mamma mia! Ma un tipo che non ti dico, un carattere. Mentre è in viaggio verso Damasco, succede una cosa incredibile. Damasco che cos'è? Beh, Damasco era una città dove c'erano un gruppo di cristiani che lui voleva ammazzare. E mentre è in viaggio, all'improvviso succede una cosa che si chiama la conversione di San Paolo, infatti. Una luce dal cielo, improvvisamente. Sì, e lui diventa cieco. Cieco? Sì. Ma non cade da cavallo. No? No, cade a terra. Sai perché ti dico questo, Tommasino? Perché? Perché? Perché un grande artista che si chiama Caravaggio ha fatto un dipinto, La conversione di San Paolo, perché è una cosa importantissima. Questo dipinto, bambini, andatelo a vedere, fatevi portare dai genitori. Si trova qui a Roma, vedete dove, cercate voi. E allora San Paolo ha dipinto, no, Caravaggio ha dipinto San Paolo che cade da cavallo, accecato. Ma mica è caduto da cavallo, sai? E da dove? Eh beh, è caduto da in piedi, perché gli ebrei non potevano cavalcare i cavalli per via di una questione di unghie che adesso non ti sto a raccontare. Comunque, San Paolo, accecato, cade per terra e non vede più niente, solo lui vede questa luce. E sente una voce che gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E allora Saulo chiede: chi sei tu, o Signore? E questa voce gli risponde: io sono Gesù che tu perseguiti. Alzati, rimettiti in piedi e vai dal mio discepolo Anania. Ti imporrà le mani e tu riacquisterai la vista. Allora, senti un po' che roba, ma non ti sembra strano che Gesù dica: perché mi perseguiti? Saulo, chi perseguitava? Ti ricordi? Perseguitava i cristiani. Eh già, è così, bambini. Ogni volta che trattiamo male qualcuno, noi trattiamo male Gesù. Ecco, diciamo così. Perché Gesù vive in ogni uomo e in ogni donna. E nei cristiani in particolare, ecco, ogni volta che noi diciamo qualcosa di brutto, noi lo diciamo a Gesù. Allora, Saulo si alza ma non vede niente, per cui lo portano da questo discepolo Anania, che è molto simpatico Anania, sai? Perché?
E beh, perché è un uomo molto coraggioso, perché di Saulo che voleva uccidere i cristiani lo sapevano tutti e ne avevano tutti una paura terribile. Anania invece in visione ha avuto questo comando da parte di Dio e si fida. È un discepolo sconosciuto ma pieno di fede. E allora San Paolo va da Anania, Anania coraggiosamente lo riceve, gli impone le mani e dagli occhi di Saulo cadono tutta una serie di scaglie e da quel momento Paolo riacquista la vista, ma che è anche un simbolo, Tommasino, perché riesce a vedere che davvero Gesù è Dio. Prima non l'aveva mica capito. Adesso vede veramente. Adesso vede veramente. E allora diventerà Paolo l'apostolo delle genti, un uomo coraggioso che per amore di Gesù attraverserà tutto il Mediterraneo, tutto il mondo conosciuto allora, per dire che Gesù è il Signore, Gesù è il Salvatore. E noi dobbiamo ringraziare San Paolo perché noi abbiamo ricevuto la buona notizia del Vangelo anche grazie a lui. E poi a Roma, arriverà a Roma, dove gli sarà tagliata la testa. Ecco, oh, perché, poverino! Sì, perché non avrà voluto riconoscere l'imperatore come Dio, perché Dio è solo Gesù. E quindi ecco che San Paolo ha regalato tutta la sua vita a Gesù. Ti è piaciuta questa storia, certo, Tommasino? Perché grazie a Paolo conosciamo tante cose belle e quindi avendo lui fatto del bene a noi, lui ha fatto del bene a Gesù, giusto? Esatto, bravo, Tommasino ha capito davvero tutto. Anche voi bambini, speriamo di sì. Certamente ci vediamo la settimana prossima. Ciao bambini! Ciao, sono Roberta, ciao!